Espresso 2018, nei corridoi si incontrano anche tanti carissimi amici, come nel caso di Felice Milani, responsabile vendite della Nisi SRL, produttore di palettine per la distribuzione automatica. Felice, bentornato. Grazie dell'invito a tornare a parlare ancora di questo problema grosso che ci sta assilando da un po' di giorni. Non ci ho dormito parecchie notti, però dico, la mia età, riesco a sopperire anche queste svalutazioni del lavoro. E allora ti interrompo, perché intanto diciamo qual è il tema: la nuova direttiva legata alla lavorazione e all'uso delle plastiche, quindi nel vostro caso le palettine per distributori automatici e per il comparto OCS. Il problema delle palettine l'hanno preso con molta superficialità, perché andava studiato meglio, andava pensato meglio questo lavoro, perché non è facile dire togliamo le palettine. Che possibilità abbiamo di sopperire? Diamo il legno. Chi mi garantisce l'igienicità del legno? Da dove viene? Come lo fanno? Come non lo fanno? Cioè io a questo momento mi sento commerciale e vendo quello che mi chiedono, però per l'esperienza che mi sono fatto bisogna dare anche una certa tranquillità a chi usa un prodotto, perché sì, dimmi. Diciamo intanto che secondo un'indagine della Corepla, il consorzio di recupero delle plastiche, il materiale monouso che è stato ritrovato sulle spiagge, negli oceani, nelle maxi isole dove appunto ci sono le plastiche in sospensione, lo 0,6% è la percentuale che incide su questo enorme inquinamento. Il vending incide ancor meno di questo 0,06%, perché intanto è appena partita un'operazione di riciclo che si chiama revending, destinata proprio a palette e bicchierini per il caffè per la distribuzione automatica, ma proprio la distribuzione automatica è per nulla coinvolta in questa fase per l'inquinamento. Ma è la verità, perché i distributori non sono sulle strade, no? Sono nei luoghi chiusi dove a fianco a ogni distributore c'è sempre raccoglitore dei bicchieri, raccoglitore delle palette, e vengono smaltiti legalmente come vuole il regolamento, come vuole la legge. Però come ti dicevo ancora, ritorno, che c'è stata molta impreparazione di chi ha fatto questa legge, perché non l'hanno approfondita, la stanno cavalcando, ma non hanno l'idea che disagio porta. Cercano i posti di lavoro, ma quelli che ci sono ce li stanno portando via, perché cosa devo fare? In Italia il legno non lo produce nessuno, lo dobbiamo importare lavoro, e io ho tantissime famiglie dietro che vivono col mio lavoro, e cosa faccio? Non sono un'opera beneficenza che li posso tenere. Se c'è il lavoro faccio funzionare la fabbrica, se no mi costringono a chiuderla. Se tu potessi parlare e dir qualcosa a chi decide in questo caso sull'utilizzo o meno delle palette in plastica nella distribuzione automatica, che cosa andresti a dire? Niente, di riutilizzarla come abbiamo fatto finora, perché la palettina non è solamente per miscelare lo zucchero, ma è per togliere, cioè miscelare quell'olio che c'è dentro nel caffè, che lo rende migliore, ma molto migliore, perché sono in pochi che sanno che chi dice che lo beve a mare non lo va a girare, lo deve girare il caffè, perché gli dà un altro sapore, cioè, ed è appurato da chi se ne intende che bisogna girare il caffè, non è solo la palettina per lo zucchero. E speriamo in bene, Fabio, speriamo in bene, dai, che si ravvedino, che vadano a ravvedersi e troveranno qualcosa di restringere, possono restringere, però la realtà è questa, non si può mettere in difficoltà un comparto come questo. Che in questo caso non c'entra nulla con l'inquinamento tanto decantato e pubblicizzato da Greenpeace. È stato l'inquinamento maggiore da dove viene? Viene dal Nilo, e il Nilo è lungo.
buttano dentro tutto e arriva qua, poi le correnti ce lo portano che sulle nostre spiagge. Il problema grosso è questo: cosa possiamo fare? Andare là a risolvere con quella gente là? Non c'è niente da fare. E il problema del vetro è peggio, perché è peggio ancora, non è una cosa facilissima da risolvere il problema del... Ma vediamo che negli ospedali, dove danno quei bicchieri, igienicamente hai un bicchiere di plastica, lo usano, lo buttano via. Cosa vai? Tutte le volte che dai una pastiglia, un bicchiere d'acqua, lo devi... Ma è una cosa che va approfondita, ma molto molto, da gente competente, gente che ci lavora sopra per capire dove va a finire tutto questo ben di Dio che stiamo... Io dico riciclo, per l'amor di Dio, a casa mia sto riciclando, cerco sempre di riciclare il meno possibile, nel senso recupero tutto e vado a riutilizzarlo, però quel poco che fa lo rivendo tutto regolarmente, lo do a chi lo sta usando. Ecco, l'augurio è quello, è proprio quello che i politici che hanno realizzato questa proposta di legge intanto sostengano una campagna ai consumatori finali, che sono quelli che sono direttamente coinvolti in questa operazione. Ma ti spiego, Evelina si è impegnata ed ha avuto gli email di 73 euro parlamentari e li ha scritto a tutti una bella letterina messa bene, sono contento che di quello, e mi hanno risposto in tre che si sarebbero interessati, in tre su 73, ecco, in tre deputati. Persone ci hanno risposto che avrebbero fatto un certo approfondivano quello che poteva essere questo problema su a Bruxelles, però come vedi hai parlato con Massimo, parli con Simonazzi, la signora, tutti dicono siamo indifesi. Questa non è l'Europa che vogliamo noi, però ricordatelo, non è questa l'Europa che ci porta a migliorare. Beh, forse dovremmo interloquire un po' di più proprio con loro. No, non dico, cioè dobbiamo avere, non si può, noi mandiamo su perché tanto, lasciamo perdere, dai. Non voglio entrare in politica, ma io non la tocco la politica, sono un commerciale e la politica commercialmente non va toccata. No, ognuno deve fare i propri interessi. Felice Milani, grazie mille. Grazie a voi di avermi fatto chiacchierare, spero che qualcuno lo possa sentire e che magari si ravveda e ci dà una mano a raddrizzare la baracca. Fabio Russo qui a Trieste Espresso insieme a Felice Milani della Nisi SRL.